Video per esordienti, ortensie. Al fine di avere più sicurezza sul foglio di lavoro definitivo, io consiglierei di fare uno schizzo preparatorio dove ci programmiamo le parti che vogliamo lasciare in positivo, quelle in negativo, insomma una piccola programmazione di quello che vogliamo fare. Per questo acquarello ho usato il verde oliva, opera rose e il blu ultramarino. Ho fatto un disegno non dettagliato, ma solo dei volumi per vedere lo spazio occupato sul foglio e nulla più. Iniziamo col centro dell'ortensia con il verde oliva. Aggiungendo il blu, ultramarino e picchiettando, perché non serve fare i petali uno a uno, ma bisogna dare, diciamo, l'idea dell'ortensia. Cambiamo colore per rendere l'ortensia più vivace e più interessante. Continuiamo a comporre l'ortensia. Come vedete, il pennello non è proprio piccolissimo, ma sto utilizzando un numero 16 della Princeton Neptune. Il foglio, come sempre, è libero per dare modo all'acqua di scorrere e di uscire dai perimetri. Dopo aver dipinto lo sfondo, iniziamo con la foglia negativo per passare qua il negativo colorato.
lo spruzzino mai sopra il colore, ma sempre sotto luce del bianco del foglio. Una piccola fusione all'interno della foglia in positivo. Integrando lo stelo e lo sfondo. Ed ecco un dettaglio dei petali dipinti in negativo. Thank you.
una velatura di opera rose sulla foglia negativo per dare un po' di chiarore al dipinto. E finiamo con lo stelo con una parte in negativo. Rametti filiformi per finire. Spero che questo video sia utile alle persone che iniziano a dipingere ad acquarello e arrivederci alla prossima.